Italiani all'estero TV presenta. Italiani all'estero, siamo italiani? Viva l'Italia, fratelli d'Italia comunque. E allora ho riflettuto su che cos'è l'Italia, perché da italiano all'estero è una domanda che ti fai, no? Soprattutto quando vivi in comunità con tantissimi italiani. E Italia ancora? Non lo so. Allora ho riflettuto su questo, ho pensato che l'Italia si possa dividere, soprattutto dal punto di vista di un italiano all'estero, in tre pilastri fondamentali. L'Italia territorio, l'Italia italiani, cioè gli italiani, e l'Italia Stato. Allora, analizziamoli separatamente. L'Italia territorio è bellissimo, è un posto straordinario. Riesce a essere a sciare e un'ora e mezzo dopo al mare, sulla spiaggia. Veramente un posto pazzesco, bello, pieno di arte, pieno di cultura, che leggi, respiri in ogni pezzettino, no? Pieno di bellezza. È veramente bello, un clima straordinario, non si può dire niente. Gli italiani, secondo pilastro, gli italiani sono creativi, sono buoni dentro in fondo, sono cacciaroni e ci accusano di essere a volte un po' troppo rumorosi e a volte un po' maleducatini, perché per varie ragioni, però in fondo ci amano, siamo amabili perché portiamo in giro comunque bellezza. Infatti anche le donne italiane sono tra le più belle del mondo, almeno per me sono bellissime. Quando vedo donne di tutte le nazionalità, non subisco il fascino dell'esotico. Appena vedo una bella, guarda caso, è italiana, sono le più belle del mondo. E poi siamo fatti di grande storia, no? Portiamo in giro la grande storia che è qua dentro, no? Anche prima dei 150 anni che ci hanno inuito in uno stato nuovo. E poi portiamo in giro cibo pazzesco. Il cibo noi lo sappiamo fare, non è solo un tema legato a quello che il territorio ci dà. Anche con due carote, una patata scappate da casa, qualcosa riusciamo a mettere insieme. E allora riflettevo sul terzo pilastro, che è lo Stato, no? Dell'Italia. Diciamo che è l'Italia, amo l'Italia, c'è anche lo Stato. E allora lo Stato ci piace? No. È un delirio totale, burocrazia ovunque, quella sbagliata, quella fatta di mille strati solo per creare problemi. Sono fermi al passato, uno stato fermo a 50 anni fa, forse di più. La disorganizzazione è ovunque, ci vessano, i cittadini italiani sono vessati, quelli che vivono in Italia sono vessati dallo Stato. Lo Stato è nemico, c'è una guerra tra cittadini e Stato che dura da anni ed è dura. E soprattutto poi abbiamo dei rappresentanti dello Stato, di solito i politici, che non sempre sono onestissimi. È uno Stato che purtroppo pare irriformabile, ci abbiamo provato in tanti modi, ma rimane antico, rimane fermo, anche se quando a volte si dicono adesso siamo moderni, inventiamo, facciamo, poi dietro lo strato di racconto, di storytelling, rimane l'antico. Allora, quando dici sono italiano, comprendi tutto? Quando dici amo l'Italia, comprendi tutto? Quindi ti riconosci nella burocrazia, in certi politici, nella disorganizzazione totale, nel vessare i cittadini. Io no, per esempio. Io mi riconosco solo nei primi due punti, territorio e persone. Questo sì, questo è il mio essere italiano, ma lo Stato proprio non lo sento dentro nemmeno un po'. Non ci ha aiutato in questi anni, non ci ha trattato bene. Infatti alcuni italiani sono andati via, sono andati all'estero per tornare a essere cittadini e non schiavi dello Stato, ok? Trattati come tali. E purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a una cosa, al territorio, non agli altri italiani, perché ad esempio qui a Londra siamo più di 500.000, pare che si arrivi quasi al milione tra tutti quelli non registrati, eccetera. Ed è un pezzo d'Italia. Io ho tanti amici italiani. I primi tempi volevo fare un po' lo straniero. Che bello, volevo provare questa sensazione di chi viveva. E poi piano piano invece sono innamorato, no, degli altri italiani. Dell'Italia, vedete, stavo per dire dell'Italia. Perché c'è un pezzo d'Italia qua. È Italia anche qua. No, anche all'estero c'è l'Italia. E rimaniamo creativi. Abbiamo esportato l'essere buoni dentro, ma è un essere italiani, non è più quasi un'esportazione. Sono a casa, sono in Italia, vedo italiani dappertutto, la maggior parte dei miei amici sono italiani. Siamo, è vero, un po' cacciaroni, un po' rumorosi, ma in fondo amabili, eh? E quindi rimaniamo belli, portiamo in giro la bellezza. È l'Italia questo, anche le donne belle sono Italia, no? La storia ce la portiamo dentro, la trasferiamo in giro, anche se non siamo nel territorio italiano purtroppo. Il cibo è straordinario, è pazzesco, ma vorremmo subito tornare se ci facessero di nuovo sentire cittadini.
ok? Però non abbiamo esportato lo stato che non ci piaceva. Abbiamo portato qui le altre due cose, un pezzo di territorio in fondo, perché quando sai far da mangiare è un collegamento con quel mondo. A volte ci importiamo veramente il cibo dall'Italia, l'olio, no? Chi va all'italiano non compra l'olio in Italia, se lo fa arrivare, eh? E puoi essere un cittadino. Abbiamo tradito? Forse sì, non so, abbiamo tradito lo Stato, va bene, abbiamo tradito lo Stato, vi piace, sì. Per sopravvivere però, abbiamo tradito la burocrazia, abbiamo tradito la vessazione dei cittadini, i politici non sempre onesti, cosa abbiamo tradito? Abbiamo tradito forse il territorio, gli italiani all'estero forse hanno tradito un po' il territorio, però lo stiamo ricreando da altre parti, non c'è la stessa bellezza, insomma, però ci sono gli italiani che si aiutano molto, ok? Questo era un po' per raccontare questa storia, per cercare di riflettere sul tema Italia, italiani, ma tu ami l'Italia, io amo l'Italia, tu no, ma la ami, quale Italia? Allora ho detto, spacchettiamola l'Italia, eh? Comunque, in ogni caso, alla fine, sempre, forever.